I lavori di ricopertura del canale Benassai adesso procedono spediti e presto potrà essere posizionato lo scatolare nella parte nord del corso d'acqua. Lo ha detto l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini nell'incontro richiesto da Confcommercio per fare il punto della situazione sull'intervento a San Concordio. La prima parte del cantiere ad essere rimossa, ha spiegato l'assessore, sarà quella a sud di Viale Puccetti. Manca solo di spostare un sottoservizio telecom e di riasfaltare la pista ciclabile. Per quanto riguarda la parte a nord di Viale Puccetti, dove sono attualmente in corso i lavori di demolizione di una spalletta, è finalmente pronto lo scatolare che servirà per coprire il canale. I lavori di rimozione della spalletta sono in corso da qualche giorno e al termine di questi lavori sarà inserito lo scatolare, che ha avuto la necessità di essere prodotto su misura, una produzione che è durata un mese e che è cominciata poco dopo l'autorizzazione della soprintendenza del 23 di settembre. La novità è che diciamo, in un pezzetto di questo tratto di viale sarà possibile non inserire lo scatolare, quindi non distruggere la spalletta, ma consolidare la soletta superficiale della pista ciclabile. I lavori, ha detto Raspini, saranno interrotti in concomitanza dei COMICS. Rimane il problema di via Guidiccioni, dove un cedimento è stato transennato e sta creando problemi al traffico. Qui il comune avrebbe trovato un accordo con la soprintendenza per un intervento non distruttivo, anche se le difficoltà tecniche non mancano. I commercianti hanno preso atto dello stato dell'arte ed hanno richiesto agevolazioni al comune. Visto che comunque ormai si parla di mesi di disagio per un quartiere, per le varie attività commerciali che sono su questo, diciamo, su questa zona, chiediamo e chiederemo degli sgravi a partire dalla Tari, a partire probabilmente anche dal famoso regolamento scontaffitti, che non solo quindi per il Covid ma anche per zone in cui per mesi ci sono state delle grosse difficoltà.